Benvenuti! Oggi è lunedì 22 luglio 2024. Il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 20.17. La luna sorge alle 21.28 e cala alle 6.41. Oggi la Chiesa celebra Santa Maria Maddalena. Il nome Maddalena viene dall'ebraico e significa donna di Magdala, località a nord di Tiberiade, città israeliana. Il 22 luglio si celebra la World Brain Day, la giornata di sensibilizzazione interamente dedicata al cervello, promossa dalla Federazione Mondiale di Neurologia con l'obiettivo di rendere i cittadini più consapevoli circa le patologie neurologiche e neurodegenerative. Il cervello è infatti l'organo più affascinante e misterioso del nostro corpo. Consente il ragionamento, genera emozioni e ci permette di immagazzinare i ricordi. Negli ultimi 50 anni sono stati compiuti progressi enormi nella comprensione delle malattie relative al cervello, portando gli scienziati alla consapevolezza che la terapia farmacologica ed una corretta alimentazione possono rivelarsi un connubio estremamente importante. Festeggia oggi 50 anni Claudio Santamaria, attore romano lanciato al cinema da Gabriele Muccino. L'interpretazione più premiata è quella del 2015 nel film Lo chiamavano Gig Robot, ma lo ricordiamo anche in un piccolo ruolo da cattivo contro James Bond e in TV nella parte del cantante Rino Gaetano. Compie 66 anni il magistrato calabrese Nicola Gratteri, uno degli eroi del nostro tempo, impegnato per tutta la vita a combattere l'andrangheta. Vive sotto scorta dal 1989, bersaglio di continue minacce. Una curiosità, si è laureato in giurisprudenza a Catania. Spegne invece 69 candeline l'attore statunitense Willem Dafoe. Si fa notare negli anni 80 per il film Platoon di Oliver Stone, grazie al quale riceve la prima delle sue 4 candidature agli Oscar. Tra le sue interpretazioni più celebri, quella nell'Ultima Tentazione di Cristo, ma per molti è anche Goblin, nemico perfidissimo dell'Uomo Ragno. Prima un'autobomba è esplosa nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro. Poi un uomo che spara implacabilmente contro decine di persone in una piccola isola vicino a Oslo, uccidendone 69. È il 22 luglio del 2011, il giorno della strage di Utøya in Norvegia. A esserne responsabile è il giovane Anders Breivik, simpatizzante dell'estrema destra, arrestato e condannato a 21 anni di carcere, pena massima per il paese. Ho dato un messaggio al popolo, la sua spiegazione. Sapete quante parole riesce a capire un cane? Più di quante si potrebbe pensare. Alcuni ricercatori tedeschi sono riusciti ad insegnare a Rico, un border collie di 10 anni, a riconoscere il nome di oltre 200 oggetti. Con un po' di pazienza e premiando l'animale ogni volta che riesce a riconoscere una parola, si possono quindi insegnare tantissime cose. Un po' come quei video in rete in cui i cani schiacciano con le zampe dei pulsanti su un tappetino digitale per farsi capire dal padrone. Buon inizio settimana ai 12. Oggi un'originalissima luna in acquario ci stupisce con la creatività di Plutone, ma luna è opposta a Venere e l'altro al Sole. Cosa vogliono dire gli astri? Scopriamolo insieme. Ariete, sicuramente l'appoggio di luna e Plutone oggi è molto di ispirazione. E poi il vostro Marte è finalmente compatibile in gemelli e il Sole sta per passare Leone. Beh, lo sentite già l'aria d'estate? Forza Ariete! Toro, la configurazione astrale è sicuramente cambiata, i pianeti hanno variato di molto il loro assetto, per cui una luna in acquario non è certo una luna che vi fa alzare col piede giusto in questo lunedì un po' nervoso ed elettrico. Marte vi ha abbandonato
però promette di risolvere alcune cose in campo economico un po' complicato per adesso. Il sole sta per abbandonare l'amicizia e il sostegno che vi dava da un mesetto, quindi cari Toro, iniziate questa settimana non aspettandovi troppo, ma essendo molto pratici. Gemelli, Marte che finalmente è entrato nel vostro segno vi dà vigoria, forza ed energia. E non è finita, tra poco ci si prospetta proprio un bel assetto planetario. La Luna di oggi, quella in Acquario, vi aiuta e vi sospinge ad avere nuove idee, contatti e soprattutto a fidarvi degli amici e essere goliardici, c'è aria di divertimento con Giove. Cancro, anche per voi stanno per cambiare gli astri. La luna in acquario vi fa già sentire una certa nostalgia creativa di un qualcosa che, come al solito, essendo il segno del passato e della romanticità, pensate sempre ad un ieri che non è mai contemporaneo. In amore cercate di essere un po' più pratici e un po' più ludici. Quel Marte in dodicesima vi dà un po' di angustia. Non preoccupatevi, è un periodo di pensieri, ma anche di pensieri creativi. Leone, la giornata di oggi prevede la Luna in opposizione ed è proprio su Venere, ed un Sole che sta per arrivare nei vostri gradi, ma che sembra dubbioso da un Plutone che ancora gli crea una serie di difficoltà. È una fase di assestamento, ma sta migliorando tutto. Occhi a Mercurio, utilizzate bene la sua capacità dialettica perché tra un po' vola via. Vergine, decisamente una giornata, un lunedì che inizia abbastanza bene, visto che vi lascio un po' ancora presi da una romanticità del fine settimana, un po' più ammorbiditi. Oggi i pianeti vi lasciano un po' in pace, tranne Marte che vi dice che tra poco e da domani dovete darci dentro. Coraggio, oggi vivetevi un sogno, domani ci pensiamo. Bilancia, oggi una luna di trigono veramente molto fantasiosa, passionale e intensa, con grande capacità trasformativa, peraltro essendo congiunta a Plutone. Oggi è una giornata in cui vorrete prendere tutta la settimana in mano e programmare e decidere che le cose andranno in maniera diversa. Beh, legiferate. Scorpione, luna in acquario oggi un po' fastidiosa per voi, vi rendo un po' nervosi, soprattutto visto che sentite il tradimento del vostro maestro Plutone, con cui la luna appunto vi tradisce un po'. Differenze di punti di vista. Oggi ultimo giorno in cui il sole vi dà vigoria. E infatti saranno poi dei giorni molto diversi, quindi oggi godetevi l'affetto familiare, l'affetto sicuro. Non pensate a tutta una serie di cose dette o di cose sapute, vedrete che più in là tutto avrà un senso maggiore in amore. Sagittario, luna amica oggi è tra l'altro corroborata anche da un trigono di Venere e uno da Mercurio, la luna però è in opposizione a Venere, per cui un po' di ripensamento in amore, un po' di stanchezza, un po' di prudenza sentimentale e ciò che vi vogliono raccomandare i pianeti femminili. Capricorno, giornata oggi che vede un buon interesse economico e nei vostri confronti si sviluppa anche una certa attenzione professionale e lavorativa. I pianeti decretano che il vostro modo di fare risulta veramente molto pratico, esemplare e da leader. Molti oggi decideranno di chiedervi se affidarsi a voi per un qualche progetto o un consiglio. Acquario, luna nei vostri gradi oggi, tra l'altro congiunta a Plutone, incredibilmente e stupendamente in trigono con Urano e Marte. Tutto quello che farete oggi, a iniziare da questa settimana, sarà creativo, vincente e molto interessante. L'opposizione però del Sole e di Venere vi fanno pensare che in amore ancora non siete soddisfatti, ma ci sarà del tempo per chiarire anche in questa direzione. Pesci, la giornata di oggi prevede una luna molto, ma molto inutile. Emotiva, una luna molto percettiva e sensibile. Piuttosto sentite un po' una diaspora intorno a voi di amici che partono per le vacanze, di collaborazioni che vengono un po' meno. Farete di tutto per tenere insieme le redini, ma anche voi avete voglia di fuggire, anche se dovrete sacrificarvi per resistere un po' più degli altri. La chiamarono la Grande Operazione. Il 22 luglio del 1942 i nazisti cominciarono la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia in Polonia. La motivazione ufficiale dello spostamento era il reinsediamento. In realtà furono condotti nei campi di sterminio di Auschwitz. Una pagina nera che scrisse la storia del nazismo.
madre avesse avuto origini inglesi, senza dubbio avrebbe utilizzato questo modo di dire con me. Martina, you are in a pickle, che tradotto letteralmente significa sei in una salamoia. L'unica acqua salata in cui vorrei immergermi in questo momento è il mare della playa. Ah, quindi non era questo il significato? In tal caso la traduzione corretta sarebbe sei nei guai o sei nei pasticci. Ora tutto ha più senso. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Parliamo di Vittorio Gorini, meglio conosciuto come Gorino. Il suo stile era eccentrico, con penne in testa e giacche stravaganti e sgargianti, ma ciò che lo rende davvero straordinario è la sua geniale inventiva. Gorino è famoso per le sue invenzioni strampalate, come l'autogabinetto, un vero e proprio water mobile, e il leggendario letto a motore, un veicolo a forma di letto su cui sfrecciava per le vie, invitando persino i suoi concittadini ad unirsi a lui stendendosi sopra. Nel 1987 Gorino decide di dare una svolta alla sua vita e acquista una cinepresa. Da quel momento ogni sera si metteva davanti all'obiettivo per raccontare le vicende della sua vita e condividere la sua personale filosofia. Il risultato di questo progetto sono 101 cassette. Ci salutiamo con la frase del giorno. Dico sempre la verità. E se non posso dire la verità, sto zitto. E nel nome della verità vi dico che vi do appuntamento a domani per una nuova puntata. Io vi aspetto qui, non mi muovo, eh? Buona giornata.